Si chiamava Benedetto, questo uomo, e fu davvero benedetto, di nome e di grazia. Per ripercorrere la vita di San Benedetto, i valori della sua regola e capire a fondo il famosissimo motto Ora et Labora, oggi c'è la Via Benedicti, un itinerario turistico spirituale che attraversa due regioni dell'Italia centrale, l'Umbria e il Lazio. L'itinerario parte da Norcia e arriva fino a Monte Cassino, passando per la Sabina e per Roma. La maestà delle abbazie e l'austerità dei monasteri accolgono i visitatori in luoghi dove lo scorrere del tempo sembra essersi fermato, invitando i turisti al contatto con se stessi e con l'immenso, tra preziosi silenzi e una natura ancora intatta. La Via Benedicti parte dal luogo che diede i natali al santo, Norcia, un'antica città sabina, oggi appartenente all'Umbria, immersa nel cuore della Valnerina. La prima tappa è la basilica dedicata al santo, situata nella piazza dove si innalza la statua in onore di Benedetto. All'interno della basilica si possono notare i resti di antiche mura che la tradizione attribuisce alle fondamenta della casa dove il santo nacque, sullo scorcio del V secolo. Prima di rimettersi in marcia per la tappa successiva, merita una visita nelle immediate vicinanze della città la chiesa di Santa Scolastica, sorella di Benedetto, che proprio qui diede vita al secondo ordine benedettino. Superata la Valle Santa di Rieti, teatro del Cammino di Francesco, giungiamo a Farfa, nel comune di Fara in Sabina. Immersa nel silenzio degli ulivi millenari, adagiata tra la via Salaria e il Tevere, sorge l'antica abbazia benedettina, le cui origini gli studiosi attestano nel VI secolo. Incorniciata dalle viuzze e dalle botteghe dell'incantevole borgo medievale, è stata uno dei più famosi e potenti centri monastici del Medioevo, tanto che Carlo Magno la nominò abbazia imperiale, ponendola sotto la sua diretta protezione. Oggi, a testimonianza dell'importanza rivestita anche grazie alla sua posizione strategica, l'abbazia di Farfa, oltre ad essere toccata dalla Via Benedicti, è anche una tra le più importanti tappe della Via Carolingia. Venendo qui a Farfa, sono rimasto subito affascinato, non solo dal territorio circostante, ma dall'abbazia stessa, che è ricca di storia e di arte. Il percorso dedicato al patrono d'Europa prosegue nell'abbazia di San Paolo fuori le mura, a Roma, lungo la via Ostiense. Qui sorgono l'abbazia benedettina di San Paolo e l'omonima basilica, oggi patrimonio mondiale dell'UNESCO.
San Benedetto partì da Norcia giovanissimo e si rifugiò in una grotta nei pressi di Subiaco, sui Monti Simbruini. È da qui che il santo inizia il suo cammino di fede. Tante volte noi leggiamo Subiaco, culla del monachesimo occidentale benedettino, ma la grotta non è culla, è senno. Era lì dentro come nel seno della mamma, lì si è formato spiritualmente come uomo pure, cercando la volontà di Dio. Lui è stato qui 3 anni da solo in una grotta. I discepoli che iniziano a raccogliersi intorno a lui saranno sempre di più. Egli non li riunì in un unico monastero. Il modello evangelico che ha in mente si ispira ai 12 apostoli riuniti intorno a Gesù. Ed è su questo modello che prende vita la comunità monastica di Benedetto. Come lui scrive nella regola, che per cercare Dio abbiamo bisogno di più fratelli, di più amici. Da solo non si può fare. Oggi, di questi monasteri, ne sono rimasti soltanto 2, entrambi toccati dalla Via Benedicti. Il Sacro Speco, cresciuto intorno alla Grotta del Santo, è incassato nella roccia alle pendici del Monte Taleo e ricorda un nido d'aquila. Santa Scolastica, la cui biblioteca è conosciuta come la culla della stampa italiana. Fu qui che venne fondata la prima tipografia a caratteri mobili ad opera di alcuni allievi del Gutenberg. Qui nacquero i primi libri a stampa, che è ancora possibile ammirare nella prestigiosa biblioteca gestita con dedizione dai monaci. Altre 2 tappe della Via Benedicti sono previste nella provincia di Roma. Il Sacro Speco di Vicovaro e il suggestivo Santuario della Mentorella. Il centro del monastero è la chiesa. Da qui ogni giorno, oggi come allora, si leva la preghiera dei monaci. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Alleluia. Intorno alla chiesa sorgono gli ambienti e gli edifici necessari alla vita comunitaria. Il chiostro, la sala capitolare, la biblioteca, il dormitorio, il refettorio, ma anche gli orti, gli alveari, le aiuole per le erbe officinali. Tutto il necessario per l'autonomia della comunità. Benedetto proprio trasforma il lavoro in senso di gioia, di piacere, e lui dice: prendi e lavora e non ti rattristare. Guarda, quella è la rucola nuova, vedi? Quella lì. E questa è l'insalata dell'anno scorso. Ormai siamo verso la fine. Le comunità benedettine si contraddistinguono per il loro essere autonome, ma non per essere isolate dal resto del mondo. Non è la clausura a caratterizzare la vita monastica, piuttosto la vita comune, l'accoglienza verso l'altro,
e soprattutto l'ospitalità tipicamente benedettina. La regola di San Benedetto ci è dedicato tutto un capitolo, il capitolo 53, proprio tutto agli ospiti. Ecco, cosa bisogna fare quando arriva un ospite? Da quando arriva fino a quando, ecco, va via. Nel monastero di Montecassino, un vecchio cronista aveva l'abitudine di annotare, ecco, nel libro delle cronache tutto ciò che capitava tutti i giorni. Un giorno lui scrisse: oggi Gesù non è venuto a farci visita, non era arrivato nessun ospite. Le nostre stanze sono, come dire, per noi sono piacevoli, ma certamente sono delle stanze monastiche, quindi molto semplici, con delle limitazioni anche, che però appunto ti costringono a riprendere in mano te stesso e la tua verità. In un'atmosfera ovattata di silenzio e di raccoglimento, la giornata è scandita scrupolosamente da tante attività, intervallate dalle suggestive melodie del canto gregoriano. Questo canto acquista il massimo dell'espressione nella celebrazione eucaristica, in cui, ecco, la partecipazione diventa piena. Uno riesce a partecipare con tutta l'anima. Ecco, quindi il cuore veramente, o la mente, concorda con il cuore e la preghiera diventa, oltre che meditazione, contemplazione. L'itinerario della Via Benedicti prevede soste nel ricco territorio della Ciociaria, dove non mancano prestigiose tappe come la Certosa di Trisulti, nel comune di Collepardo, e l'Abbazia di Casamari, nel comune di Veroli. Questi luoghi, protetti dal silenzio e lontani dalle mete del turismo di massa, invitano come pochi altri alla meditazione e al raccoglimento. La Certosa di Trisulti, immersa nei secolari boschi di querce dei Monti Ernici, attualmente ospita una comunità di monaci certosini. La sua chiesa costringe i visitatori con il naso all'insù per ammirare i preziosi dipinti che arricchiscono i suoi interni. Per le sue pietre preziose e per la maestria della manodopera, desta meraviglia l'altare maggiore. In particolare il ciborio, con i suoi lapislazzuli di un azzurro intenso arricchito da delicate venature dorate. Entrando nella farmacia della Certosa, si nota subito l'accogliente ed originale sala di attesa. È il salottino del Balbi, un vero gioiello di arte. Nella sala della spezieria, il cui soffitto è magistralmente decorato in puro stile pompeiano, sono ancora conservati spezie, droghe, unguenti e medicamenti custoditi in preziosi vasi di varie forme e grandezze. La farmacia è preceduta da un giardino singolare, con aiuole dalle forme stravaganti e bizzarre.